Oggi con un gruppo di volontari siamo stati in Aspromonte, in corrispondenza della Valle Infernale. Abbiamo visto la distruzione più completa, probabilmente per mano dell'uomo. E abbiamo assistito alla morte della natura e non solo, ma anche dell'uomo stesso, per il semplice motivo che sono stati creati dei danni veramente irreversibili. La cosa mi dispiace perché tutto si ritorcerà contro noi. Già quest'inverno vedremo i risultati. E la cosa ancora più grave è che probabilmente non ci saranno mai dei colpevoli. Spero che almeno questa elezione serva da, diciamo, per future altre problematiche che riguarderanno sempre la nostra zona. In particolar modo la tutela degli incendi deve essere soprattutto ormai di primaria importanza, soprattutto per quanto riguarda i temi politici. Le immagini che potete osservare riguardano il disastro avvenuto, e disastro che naturalmente è stato anche limitato grazie ai volontari che si sono prodigati per limitare i danni. Volontari che appartengono al gruppo di Italianova e anche volontari provenienti dalla zona ionica, in particolar modo dalla zona di Siderno, tra cui il sottoscritto, Nicola D'Agostino, Enrico Reale, anche un altro volontario proveniente da Roma che si è noi aggregato, come per esempio il dottore Nosetti. E la cosa importante è che che ci ha fatto veramente, diciamo, bene e vedere anche la collaborazione che c'è stata da parte delle associazioni di volontariato anche provenienti da fuori regione, come anche la protezione civile di Lombarda, in particolar modo di Saron e di Monza. E inoltre un'altra cosa importante da notare è che noi volontari ci siamo adeguatamente forniti di attrezzi personali per poter attivare questa pulizia del sottobosco in modo tale che le fiamme non avanzassero. L'organizzazione, avete notato se andava tutto bene, se c'era qualcosa che non andava? L'organizzazione è stata, per quanto riguarda l'organizzazione di noi volontari, abbastanza ben strutturata. Qualche problemino c'è stato con le autorità, anche perché bisogna riconoscere che l'emergenza, insomma, è stata tale che la collaborazione fra i vari enti magari non è stata ottimale, però in certo qual modo è stata anche fattiva alla fine. Quindi i roghi sono stati alla fine tutti spenti? Spenti o molto molto limitati, in modo tale che poi si possano esaurire da soli.